Allora, come gli altri sabati, facciamo la lezione divina, anche se focalizzeremo anziché le letture della messa, ma le letture dell'entrata a Gerusalemme, che è un po' il tema della giornata, è un Vangelo sul quale purtroppo si predica mai, perché viene semplicemente letto prima della benedizione dei rami d'ulivo e poi durante la celebrazione eucaristica si legge tutta la passione. Allora è l'occasione invece per fermarci su questo brano così importante. E allora iniziamo la nostra lezione. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Preghiamo. Signore Dio, che hai inviato il tuo Spirito Santo sui discepoli di tuo Figlio Gesù Cristo, perché comprendessero pienamente la sua vita, le sue azioni e le sue parole, manda su di noi lo Spirito mentre leggiamo le Sante Scritture e concedici che questa parola accolta dia i suoi frutti abbondanti nelle nostre vite. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Ascoltiamo allora la prima lettura. Dal libro del profeta Isaia. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco, spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco, grida di oppressi. E ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra.
Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre David, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme, nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Le due letture non sono proprio parallele, però la prima è complementare alla seconda del Vangelo. Cerchiamo di comprenderla nel contesto. Siamo di fronte a un interrogatorio che Dio fa al suo popolo, alla sua città Gerusalemme, letta con la metafora della vigna. Nei profeti questa immagine è un'immagine che ricorre sovente. Dio ha piantato una vigna, il popolo di Israele. Per questa vigna ha avuto ogni cura, la difesa, la custodita, l'ha lavorata, l'ha coltivata, l'ha anche molto abbellita con un torchio, con una cantina. Insomma, questa vigna era veramente una preziosità per Dio. Ma questa vigna, venuta l'ora della vendemmia, non ha dato dei grappoli per fare del buon vino. Ha dato dei grappoli inselvatichiti, dei grappoli aspri, dei grappoli inservibili per il buon vino. E di fronte a questo risultato così deludente, così frustrante per Dio, che gli aveva messo anche tutto il suo amore, Dio si domanda se non deve a questo punto distruggerla, devastarla, dimenticarla come sua vigna. In realtà voi sapete che questa immagine dei profeti è rimbalzata di tempo in tempo nella storia di Israele. E in qualche misura si è avverata. Ogni volta che Gerusalemme, da città veramente un belico del mondo, come la chiamavano i profeti, come perla preziosa, come corona nella mano del Signore, è stata devastata, distrutta dal nemico. Avverrà con i babilonesi, secondo la profezia di Geremia. Avverrà
con i greci, quando ci sarà l'estensione dell'impero di Alessandro, avverrà con i romani per ben due volte e Gerusalemme continuerà a rinascere, ma sempre con una distruzione che viene letta in tutta la scrittura come frutto del proprio comportamento. Non è Dio che castiga, è che la città raccoglie il frutto dei suoi peccati, della sua violenza soprattutto, della sua ingiustizia. Non c'è bisogno che intervenga Dio a castigarla, perché la via dell'ingiustizia e del male produce essa stessa in modo automatico il male e l'ingiustizia a chi l'ha compiuto. Questa visione ci evoca dunque una visita di Dio alla sua città, un chieder conto da parte di Dio a Gerusalemme. Ed è così la scelta è molto discutibile che l'ordo liturgico l'ha accostata all'entrata di Gesù in Gerusalemme. In realtà, in questo brano non c'è nessun accenno ad una visita di appartamento, di avvertimento da parte del Signore. E anche nello sviluppo che c'è da Marco fino a Giovanni non ci si muove da quello che è il fatto principale. Gesù è stato acclamato re di Israele, re dei Giudei, è stato acclamato figlio di Davide. Tutti e quattro i Vangeli danno testimonianza di questo fatto e tutti lo pongono alla vigilia della cattura, dunque della passione e morte di Gesù. Il fatto è certamente storico. Non era neanche una novità. Sovente degli uomini, soprattutto dei rivoluzionari, venivano acclamati Messia, unti, cioè se voi volete re. Novelli Davide, proprio alle porte di Gerusalemme, e facevano un'entrata piena di onore, accompagnati da un certo gruppo dei loro seguaci. Abbiamo delle testimonianze storiche che anche altri hanno avuto questa vicenda. Ma Gesù qui, in realtà, ordina questo evento. Lo vuole, lo decide, lo prepara. Perché vuole dare un segno. Quello che
che Gesù compie è un mimo. E anche qui Gesù si mostra fedele al linguaggio dei profeti, che non sempre parlavano verbalmente, ma sovente erano costretti a fare degli atti, proprio perché gli atti sono qualcosa di ambiguo. Alcuni li capiscono, altri no. Ma chi li capisce trova in quegli atti una parola, un giudizio da parte di Dio. Per altri quegli atti sono follia, sono sragionamento. Voi vi ricordate almeno alcuni atti compiuti da profeti dell'Antico Testamento? Isaia, il quale si mette a percorrere la città di Gerusalemme nudo, completamente nudo. Ora la nudità era una vergogna, ed era un grande peccato mostrarsi nudo. Ma Isaia percorre la città completamente nudo per dire che ha vergogna di Gerusalemme. Fa vergogna, e dunque ha vergogna di Gerusalemme. Geremia piglierà il giogo di buoi e girerà per Gerusalemme con questo giogo di buoi sulle spalle. Era un'insensatezza. Il giogo si mette ai buoi. Che senso ha che un uomo porti un giogo? Eppure lui percorre Gerusalemme con questo giogo, per annunciare che Gerusalemme sarebbe stata sotto il giogo di Babilonia ben presto, che i babilonesi sarebbero arrivati e l'avrebbero oppressa col giogo pesante dell'impero. Gesù sceglie come mimo, con tutta la sua ambiguità, quello di entrare in Gerusalemme su un asino. Ed è significativo. Ormai il Vangelo volge alla fine, Gesù da Gerico sale per l'ultima volta a Gerusalemme, dove sarà catturato e ucciso, ma nell'avvicinarsi a Gerusalemme, mentre è sulla collina di fronte a Gerusalemme, la collina di Betania, nella piccola frazione di Betfage, che significa casa dei fichi, Gesù chiede a due discepoli di andare nel villaggio di fronte, con di probabilità è la Zaria attuale, che sta sulla collina di fronte a Betania, dicendo che avrebbero trovato un asino. E di conseguenza di prendere quell'asino e portarglielo. E se qualcuno avesse detto perché portano via l'asino, avrebbero dovuto dare come risposta: il Signore ne ha bisogno. Notate una risposta autorevole, il Kyrios. Non è Gesù ne ha bisogno, il Kyrios, il Signore stesso ne ha bisogno. Parola autorevole. E i due discepoli fanno quel che ha detto Gesù.
Marco mette in evidenza che adempiono la parola di Gesù, perché Marco vuol dire che questo gesto l'ha voluto Gesù, non è avvenuto a caso, non è stato un entusiasmo della folla, ma è stato qualcosa che Gesù ha progettato, voleva, e lo voleva a tal punto che tutto è avvenuto secondo la sua parola. Ma ecco che come gli portano quell'asino, Gesù vi sale sopra, dopo che ha steso i loro mantelli. Molti mettono i loro mantelli per strada per fare un tappeto, altri prendono dei rami, delle fronde, con improbabilità uniti e palme, non ci sono altre piante in quella valle. E le agitano per salutare Gesù. Questo, notate bene, era un rito di saluto che veniva fatto ai condottieri, ai re, ai messia, al momento dell'intronizzazione. Ma il paradosso è che qui Gesù sceglie di essere messia su un asino. Pensateci un momento, ma non è molto elegante sedere su un asino. E resta su un cavallo bianco, su un carro normalmente, ma almeno su un cavallo. E Gesù sale su uno di questi asini tipici del Mediterraneo, piccoli, bassi, che quando si sale sopra, se uno non ritira i piedi, coi piedi inciampa nei sassi della strada. Ma in quella situazione di un messia povero, di un messia disarmato, di un messia umile che cavalca un asino, Gesù va verso Gerusalemme, mentre la gente grida Osanna, Dio salva, Dio salva, Dio salva, benedetto il veniente nel nome del Signore, sia benedetto Gesù che è il veniente nel nome del Signore. Salva tu che sei dell'alto dei cieli. E questo corteo accompagna Gesù fino a Gerusalemme, fino al Tempio. E Gesù entra nel Tempio. E Marco, attenzione, nota che dopo aver guardato attorno ogni cosa, poi ritorna verso Betania, dove soggiornava nella notte in casa di Marta, Maria e Lazzaro, dagli amici. Ma pensate alla forza di questa notazione di Marco. Gesù che entra nel Tempio e guarda ogni cosa. Marco non la spiega. Ma lo sguardo di Gesù è un giudizio. Guarda ogni cosa.
quel tempio che lui aveva purificato, giudicandolo, viene di nuovo giudicato con lo sguardo. Quasi che Gesù ne stia decretando la fine, secondo quello che ci raccontano i Vangeli subito dopo. E Gesù, dato questo giudizio sul Tempio, se ne ritorna a Betania. È veramente un quadro molto enigmatico il nostro. Com'è possibile? Che un evento così trionfale si concluda in nulla, in nulla. Sembra un fuoco di paglia d'artificio. Sì, avrà fatto qualche centinaio di metri, acclamato, benedetto, proclamato veniente, proclamato Messia. Perché dicono benedetto il regno veniente del nostro padre Davide, dunque lui né è il figlio, né è il Messia, né è il veniente. Ma tutto si conclude in nulla. In nulla, proprio nulla. Questo è il dramma che Marco ha registrato, ma che è la testimonianza più vera come Gesù abbia voluto rifiutare ogni onore, ogni gloria mondana. Non è un re tra i re di questo mondo. È un Messia al contrario, come amo dire io. È un re al contrario. È mite, umile. Certo che questo brano di Marco, così implicito, ma Marco è sempre implicito, ma attenzione, Marco è ricchissimo, però è implicito. Non è un evangelista che usa molte parole. Certo, viene preso dagli altri evangelisti e viene certamente sviluppato con qualche accenno al quale voglio andare. Innanzitutto, andiamo a Matteo per renderci conto come Matteo mantenga il racconto di Marco. Voi lo sapete che Matteo conosceva Marco e ha tenuto come falsariga Marco. Però fa alcune varianti che sono alquanto significative, nel tentativo di spiegare di più Matteo dice: quando egli entrò a Gerusalemme tutta la città fu scossa dicendo chi è costui, e le folle dicevano: questo è il profeta Gesù, che è di Nazaret, della Galilea. E Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che vendevano e quelli che compravano e rovesciò i tavoli dei cambiavaluti e le sedie.
Quello che in Marco era lo sguardo di giudizio di Gesù, in Matteo diventa una vera e propria azione. E in Luca c'è la protesta, alcuni dei farisei della folla gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispondendo disse: Vi dico, se questi taceranno, grideranno le pietre. Dove vedete Marco viene riletto da Matteo e da Luca con delle precisazioni che lo confermano e nello stesso tempo ne danno lo sviluppo. Giovanni, che vuole dare una spiegazione al tutto, finirà per commentare lui, come al solito, che ha seguito la lezione divina in Quaresima, adesso lo riconosce. I suoi discepoli da prima non capirono queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono di queste cose che erano state scritte su di lui e che queste cose avevano fatto per lui. E si ricordarono che erano state scritte nel profeta Zaccaria: Ecco il tuo re viene a te, umile e povero, cavalcando un asino, figlio di asina. E vedete che noi abbiamo la crescita nei Vangeli, da Marco che registra il fatto, alla meditazione più ampia fino a Giovanni, in cui lega l'evento a quello che è un annuncio di morte e resurrezione. L'entrata di Gesù in Gerusalemme è molto significativa, perché ancora una volta ci dice che Gesù, se avesse voluto, poteva essere proclamato re e Messia. Non dimenticate che in Marco, al centro del Vangelo, al capitolo 8, quando Gesù chiede alla gente chi dice che io sia, e i discepoli gli dicono chi è Elia, chi Giovanni Battista, chi uno dei profeti, Gesù dice: E voi chi dite che io sia? Pietro gli risponde: Tu sei il Cristo. Ma Gesù non dice niente. Non dice che Pietro ha detto bene. Accoglie con riserva quella confessione di fede, perché non basta dire che Gesù è il Cristo, bisogna dire che Gesù è il Cristo sotto la croce, nella passione. Ecco perché non basta dire che Gesù è il Cristo nell'entrata a Gerusalemme, è una falsa confessione di fede, dice Gesù. Chi dirà davvero la confessione di fede per Marco? Il centurione, costui era veramente il figlio di Dio, ma confessione che il centurione fa vedendo Gesù in croce. Qui c'è davvero il cuore del Vangelo, il nucleo incandescente del Vangelo. Gesù è il Messia, ma al contrario. È un re e sarà proclamato in croce re dei giudei, ma un re al contrario. E se Gesù regna, regna non su un trono regale, ma sulla croce. E quando gli uomini cercheranno semplicemente di innalzarlo a re, o succede nulla,
Anzi, succede il giudizio di Gesù, che guarda ogni cosa e se ne va. Oppure, come dice Luca, allora la vista della città pianse su Gerusalemme. Quel corteo finì in pianto, dice Luca. Quel corteo finì in niente, dice Marco. Quel corteo finì nella scacciata dei mercanti dal Tempio, dice Matteo. Quel corteo finì in una meditazione dei discepoli che, quando Gesù fu risorto dai morti, capirono quello che allora non avevano capito, dice Giovanni. Ci fermiamo qui, domani abbiamo ancora sia per rivivere il Vangelo attraverso l'imitazione delle folle che osannavano a Gesù, ma soprattutto entrando nella Settimana Santa, con questa sapienza che ci viene dalla parola, che noi stiamo seguendo un Messia al contrario, non un Messia secondo i criteri mondani. Preghiamo. Signore nostro Dio, noi ti abbiamo offerto questo tempo per ascoltare la tua parola e conoscere sempre di più il mistero pasquale di tuo Figlio. Donaci ora di rivivere questo mistero pasquale nella nostra vita, per poter essere davvero suoi discepoli che dietro a lui vengono a te, nel regno eterno, benedetto ora e nei secoli dei secoli.